famiglie sono i poveri del mondo, era questo il suo motto, e le sue opere stanno a dimostrarlo. Mario Maiani è morto ieri sera all'ospedale Misericordia di Grosseto all'età di 87 anni, dopo aver investito i suoi ultimi 12 anni a realizzare opere per lo più sanitarie nei paesi più poveri del mondo. Mario Francesco Maiani era nato a Caldara il 1 maggio del 1925 da genitori che erano immigrati in Malemma dal Mugello. La religiosità del padre e una forte coscienza laica della madre avevano innescato nei figli un profondo senso di solidarietà. Mario frequenta l'elementare a Caldana, il liceo classico a Grosseto e si laurea a Pisa in veterinaria. A Roccastrada inizia a svolgere la sua professione mentre insegna matematica nelle scuole medie di Caldana. Sceglie di non sposarsi e, dopo la morte prematura della sorella Selene e del padre, eredita una consistente proprietà immobiliare che amministra, incrementandone considerevolmente il valore. Nel 2000, a 75 anni, trovandosi solo e senza eredi, decide di destinare il suo patrimonio al servizio degli ultimi e per farlo si appoggia ad alcuni collaboratori e inizia la sua grande avventura di solidarietà internazionale, programmando metodicamente, anno per anno, nuove iniziative umanitarie in tutto il mondo. Nel 2002 un ospedale in Bolivia, nel 2003 un altro in Perù, nel 2004 e 2005 ancora due strutture sanitarie in Bolivia, nel 2009 a Caldano una casa di riposo, nel 2010 un ospedale in Etiopia e un altro in Nigeria. Al momento sono in piedi i cantieri di altre tre strutture ospedaliere in Etiopia, in Congo e in Camerun, le cui inaugurazioni sono previste nel 2013. Le 10 opere sociali da lui realizzate negli ultimi 10 anni danno attualmente lavoro a oltre 500 persone e assistono in Sud America e in Africa oltre 5.000 pazienti al giorno. In questi 12 anni, inoltre, Maiani ha elargito donazioni anche a associazioni locali di cui si è servito per attivare le proprie attività umanitarie. Negli anni ha ricevuto vari riconoscimenti, fra cui il Polaris per Rotary Club. Maiani se n'è andato in silenzio, così come aveva vissuto, sobriamente, nonostante il grande attivismo. Lunedì sarà cremato.